Desidero anzitutto esprimere a lei, signor generale, alle autorità politiche e militari, ai graditissimi ospiti, ai rappresentanti dell'associazione combattentisti Gheddafi, ai familiari e ai carissimi amici, il più cordiale saluto e il più vivo ringraziamento per essere qui oggi, a testimonianza dei sentimenti di affetto e stima che vi legano ai bersaglieri sassarini del Terzo e verso l'istituzione militare che noi rappresentiamo. Porgo un deferente saluto alla bandiera di guerra del Terzo Reggimento Bersaglieri, la più gloriosa bandiera di guerra di tutti i reggimenti della nostra Forza Armata, che quale suo 81esimo comandante ho con profondo rispetto e devozione custodito fino ad oggi. Quale ufficiale dei bersaglieri, il comando del Terzo è stato un mio personale orgoglio di carriera, perché mai avrei immaginato di poter raggiungere tale traguardo quando da comandante di plotone e compagnia dal 90 al 98 ero effettivo al Terzo nella storica sede di Milano. Rivolgo un pensiero commosso a tutti i caduti e in particolare alla medaglia d'oro al valor militare, il maggiore Giuseppe La Rosa. Dedico personalmente questa cerimonia. Giuseppe ha offerto un mirabile esempio di alte virtù militari e noi, quali perenni custodi della sua memoria, faremo di questo esempio doveroso sprone del nostro agire. La cerimonia odierna segna la mia cessione del comando del Terzo per andare ad assumere un incarico da capo ufficio presso il comando di corpo d'armata di reazione rapida della NATO con sede a Solbiate Luoto, in provincia di Varese. Consapevole del rischio di apparire oltremodo sentimentale, devo comunque ammettere che i sentimenti che albergano oggi nel mio animo sono molteplici e contrastanti. Questi due anni di comando, per quanto gratificanti e intensi, non sono sempre stati facili. Abbiamo affrontato le problematiche del convivere con un altro reparto della stessa caserma e qui vorrei ricordare il colonnello Branca. Con l'amico Sandro ho affrontato fianco a fianco problemi, esigenze e criticità. Abbiamo condiviso le complessità del convivere nel medesimo luogo, ma entrambi abbiamo voluto e sviluppato una produttiva condivisione di intenti, grazie alla quale un analogo spirito di fattiva collaborazione ha animato i rapporti tra il personale dei due reggimenti. Auspico a questo proposito che la stessa sinergia caratterizzi la collaborazione tra il colonnello Mautone e il colonnello Pecchinotti, consentendo loro di condividere, così come è stato tra i loro predecessori, momenti di crescita ed esperienza professionale. Continuando ad evidenziare i due difficili anni, abbiamo affrontato l'ipotesi di trasformazione dell'unità, corso il rischio di subire limitazioni addestrative e operative del reparto. Abbiamo dovuto fare i conti con problemi infrastrutturali e con la mancanza di spazi adeguati ad un organico del Terzo in continua crescita. I blackout elettrici e l'isolamento del sistema informatico hanno spesso creato criticità inaspettate e non pianificabili a priori. Ma con orgoglio di comandante posso oggi affermare che ciascuno di questi ostacoli non ci ha frenato, ma piuttosto motivato. Tutti i bersaglieri grazie. Tutti i bersaglieri, uomini e donne del Terzo, hanno saputo reagire con la determinazione, l'entusiasmo, la proverbiale disponibilità e l'altruismo tipici del bersagliere, permettendo a questo reparto di entrare a pieno titolo nel ciclo della pianificazione operativa di Forza Armata, come testimoniano i recenti impieghi nei teatri operativi in Afghanistan, in Kosovo e nel Corno d'Africa. Siamo stati inoltre scelti quale reggimento Oxford per il progetto SIAT di Forza Armata, quale ente pilota per i corsi modulo combat a favore di tutti i UFP1 di prevista assegnazione a tutti gli enti e reparti della regione Sardegna, senza mai venir meno nella partecipazione all'operazione Strade Sicure su Roma. Sì, due anni di intenso lavoro
e per me carichi di quotidiane sfide, ma di sicuro stimolante e di intenso arricchimento professionale, i cui meriti mi impongono di ringraziare quanti mi hanno aiutato nella missione. In primis, ringrazio il generale Lopes, già comandante del secondo FODE e oggi comandante di Confordotto, per la sua preziosa vicinanza e il suo sostegno dimostratoci in varie circostanze. Un grazie a lei, generale Scopigno, per la sua chiara ed efficace linea d'azione e la costante vicinanza al mio periodo di comando, nel corso del quale mi ha sempre consentito di agire in autonomia, ma con la consapevolezza e la giusta percezione di come farlo, quando farlo e perché farlo. Ammetto che sono state tante le persone con cui ho condiviso il mio periodo di comando in Sardegna, sia in ambito militare che civile. Il mio sincero ringraziamento è rivolto ai miei capi ufficio, Giorgio, Gianmaria, Massimiliano e Giuseppe, e al loro personale, ai comandanti, succedutesi nel comando della compagnia comando e supporto logistico, ai miei comandanti di battaglione, di Pinto e Secco, che hanno ben condiviso i miei intenti e ben supportato, lascio a loro decidere, la mia azione di comando. Ringrazio l'amico e collega colonnello Cucciniello, vicecomandante della Brigata Sassa, lo staff e il reparto comando della Brigata Sassa, i colleghi, ma soprattutto amici, comandanti dei reggimenti di ieri e di oggi della Brigata Sassa, il nostro cappellano militare, Don Giancarlo, un carissimo saluto al vero amico Paolo Vacca, che è lì che ci sta riprendendo a tutti, l'amico e collega colonnello Mautone, comandante del primo reggimento corazzato, e con lui ringrazio lo staff e il personale militare e civile del suo reggimento ed anche le maestranze e il personale che presta il suo servizio a vario titolo nella caserma Pisana. Ringrazio l'amico e collega colonnello Capito, comandante del NIF e del progetto SIAT di Forza Armata, e tutto il suo staff. Un particolare ringraziamento alle associazioni nazionali bersaglieri e ai loro rappresentanti nazionali convenuti qui oggi, regionali e provinciali, ma soprattutto alle sezioni bersaglieri della Sardegna, che animati dal loro presidente regionale Giancarlo Scarpelli, mio carissimo amico, hanno costantemente testimoniato la loro vicinanza e il loro calore ai bersaglieri del terzo della nuova sede di Cugliano. Grazie. Al mio successore, il colonnello Massimo Becchinotti, con il quale fin dai tempi dell'Accademia ho stretto una fortissima amicizia, peraltro consolidatasi nel corso degli anni. Abbiamo avuto il piacere di lavorare per tanti anni fianco a fianco. Ricordo quel 22 ottobre del 95, quando al terzo ti passavo le consegne della terza compagnia fucilieri. Oggi, dopo 19 anni di onorato servizio, per lo più trascorso tra Milano e Solbiate, fianco a fianco, il destino ci riporta ad un altro passaggio di consegna. Sì, oggi ci passiamo il testimone del nostro amato e stimato terzo reggimento bersaglieri. Il mio augurio, certo di interpretare il pensiero di tutti, è che tu possa favorire, come io auspico, quel giusto cammino di successi professionali che tanto merita. Desidero ricordarti che questa cerimonia non è per celebrare al meglio la mia dipartita, ma per onorare l'inizio del tuo comando. È la tua festa di ben arrivato e di buon inizio, e ti auguro le migliori fortune professionali. Massimo, io ho lavorato per dare alla Brigata Sassia il migliore dei reggimenti bersaglieri, ma bersaglieri con la P maiuscola, per capacità atletiche, operative e formali. E grazie a tutto il personale di questa gloriosa unità, spero di essermi avvicinato all'obiettivo prefissato e spero che tu vorrai continuare su questo percorso, completando dove io non sono riuscito. Da marito e padre poco presente, uno speciale grazie a Sonia, Emanuele, Riccardo e a tutti i nostri familiari. Ancora una volta siamo stati una bella squadra.
fine voglio rivolgere indistintamente a tutto il personale del Terzo Reggimento, con animo grato, il più vivo e incondizionato compiacimento e ringraziamento per la pregevole, esemplare ed efficace collaborazione che con slancio ed efficienza mi ha sempre fornito nel quotidiano lavoro comune, ferace di tanti concreti risultati. Il sano entusiasmo e la completa dedizione dei capi ufficio e comandanti ad ogni livello e degli uomini e donne alle loro dipendenze, improntato alla massima lealtà ed operosità, hanno consentito e sono certo consentiranno in futuro di affrontare ogni sfida senza timore, facendomi tutti sentire orgogliosi di appartenere al grande terzo della Brigata Sassi. Nella mia carriera il 3 è sempre stato un numero ricorrente. Terza compagnia in accademia, comando della terza compagnia fucilieri e ora il comando del terzo. Bersaglieri, temo che questo sia il mio ultimo 3 della mia carriera. E allora che siano 3, e solo 3, gli aggettivi con i quali vi saluto e vi ringrazio per l'opera prestata sotto il mio comando. 3 attributi, i più belli che un comandante possa rivolgere ai suoi soldati. Bravi, molto bravi, bravissimi. Sentitevi simbolicamente abbracciati tutti. Dio protegga sempre voi e le vostre famiglie. Viva l'esercito, viva la Brigata Sassari, viva il Terzo Bersaglieri, forza Paris e sempre urrà! Comandante, io con il suo permesso ho da chiedergli una variante al cerimonio. Vorrei sentirli ancora una volta nel nostro grido di battaglia, se lei me ne dà l'autorizzazione. La ringrazio. Bersaglieri, tiri su! Terzo! Grazie.